È in calo il numero delle nuove pensioni erogate dall'INPS. Nel 2022 sono state 779.000 rispetto alle 888.000 dell'anno precedente. Scende anche l'importo medio, 1.153 euro nel 2022 rispetto ai 1.198 dell'anno prima. L'assegno medio è più basso per le donne rispetto agli uomini, 976 euro contro 1.381 nel 2022. Nel 2021 l'assegno medio per le donne era di 1.015 euro, per gli uomini 1.429 euro. I dati dell'osservatorio INPS mettono insieme le pensioni di vecchiaia, quelle anticipate e di invalidità e gli assegni sociali. Sul fronte della gestione, la quota maggiore delle pensioni proviene dal fondo dei lavoratori dipendenti, seguono quelli dei lavoratori pubblici, degli artigiani, dei commercianti e parasubordinati. Nel 2022 sono oltre 276.000 le nuove pensioni di vecchiaia, 241.000 quelle anticipate. La Commissione europea ha presentato un piano legato al Green Deal per migliorare la competitività dell'industria europea a zero emissioni e sostenere la rapida transizione verso la neutralità climatica. Il piano mira a fornire un ambiente più favorevole per il potenziamento della capacità produttiva dell'Unione per le tecnologie e i prodotti a emissioni zero, necessari per raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici dell'Europa. Il piano si basa sui punti di forza del mercato unico europeo, integrando gli sforzi in corso nell'ambito del Green Deal e di Repower EU. Si basa su quattro pilastri: un ambiente normativo prevedibile e semplificato, accelerazione dell'accesso ai finanziamenti, miglioramento delle competenze, commercio aperto per catene di approvvigionamento resilienti. Nell'ambito della politica di concorrenza, la Commissione mira a garantire condizioni di parità all'interno del mercato unico, facilitando nel contempo agli Stati membri la concessione degli aiuti necessari per accelerare la transizione verde. La Commissione faciliterà inoltre l'uso dei fondi dell'UE esistenti per finanziare l'innovazione, la produzione e la diffusione di tecnologie pulite. La Commissione sta inoltre valutando interventi per ottenere maggiori finanziamenti comuni a livello europeo e sostenere gli investimenti. Al via il Tourism Digital Hub, il portale connettore del turismo digitale per innovare l'offerta e la promozione turistica del paese. Sono state varate le linee guida che consentiranno a soggetti pubblici e operatori privati, sulla base di accordi siglati con il Ministero, di interagire con la piattaforma tecnologica del portale italia.it, supportata dai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo scambio di dati e contenuti tra i partecipanti sarà destinato agli operatori di settore che desiderano far parte dell'ecosistema digitale. È stato definito un modello che coinvolge sia soggetti pubblici che privati nel pieno rispetto del regolamento del Parlamento europeo, tenendo sempre in considerazione la corretta gestione del trattamento dei dati e la tutela del turista. Per il ministro del turismo Daniela Santanchè, avere a disposizione uno standard digitale di riferimento rappresenta una straordinaria opportunità per tutto l'ecosistema turistico italiano. In materia di fisco, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha introdotto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Ha preso infatti il via la rottamazione quater, la nuova definizione agevolata delle cartelle. L'agenzia ha pubblicato sul sito le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione, che deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023. Sarà possibile pagare in unica soluzione o in 18 rate.